The news, read by Chris Chapman. The Argentine government says the revolt within the army has ended, with no concessions being made to the rebels, but there are reports that some kind of understanding was reached to end the crisis. The presidential election in Venezuela has been won by Mr. Carlos Andrés Pérez from the ruling Democratic Action. The South Korean Prime Minister has been sacked, along with almost all his cabinet, in a government reshuffle. Australia says its relations with Yugoslavia seem to be returning to normal after the expulsion of Yugoslav states from their consulate in Sydney. The Argentine government says rebel troops have ended their three. Buongiorno. Buongiorno. È caduto dal suo balcone, dottore? No. Magari. Mi scusi. To end the crisis. Our correspondent said it's thought that after a suitable interval, the army commander, General Dante Caridi, may be replaced in line with assurances the Posso fare qualcosa per lei? Sì. Dica. Abito all'ultimo piano, si ricorda di me? Sì, lei è la vicina che ha investito il mio cane 2 anni fa. Mi chiamo Dorota Geller. Mio marito è ricoverato nel suo reparto. Può darsi, non ricordo tutti i nomi dei pazienti. Vuol sapere come sta? Sì. Io ricevo i familiari tutti i mercoledì dalle 3 alle 5. Venga pure in ospedale. Mercoledì è tra 2 giorni. Sì, oggi è lunedì.
Peccato non aver investito lei. È aperto, signora Bascia. Buona giornata, dottore. Bascia. Guardi qui, sembra un po' sofferente. Dorota? Dorota, sei in casa? Rispondimi se ci sei. Non ci sei. Sono Anca. Vado a Luce una settimana con la scuola. Parto oggi. Quando torno ti chiamo. Ti abbraccio. Janak, via Svinsky. Ho bisogno di vederti. Forse passo stasera. Allora che cos'era? Non si trattava di raffreddore. È che gli spuntavano i denti. Ha pianto tutta la notte. Fino all'alba. Io sono rimasto lì tutto il tempo. Anche lei non ha dormito preoccupata che noi eravamo svegli. Al mattino mio padre entrò nella stanza. Vestito. Sorridendo, fece ah! Per far vedere che si era tolto un dente. Se l'era tolto da solo. Gli ho detto che il piccolo aveva messo il primo dentino e lui ridendo, bene, bene, è tutto torna. Sì, proprio così, signora Bascia. Mi sono messo la sciarpa. Il piccolo dormiva tranquillo. Potevo vederlo dalla porta accostata. Mio padre era lì nella stanza, seduto, teneva sulle ginocchia la nipotina che divertita misurava il dente tolto. Lei mi raggiunse nell'ingresso. Una donna alta, dritta, con gli occhi cerchiati per la mancanza di sonno. Disse, questo non mi piace affatto. Troppi denti in questa casa, attenzione. Le dissi, oggi papà resta a casa, prova a dormire un po'. Lei chinò la testa e rispose, bene. La prossima puntata è tra una settimana. Mi scusi. Dica. A qualcuno è caduta una lepre dal balcone.
Il portiere cercava a chi? È forse sua? No. Se ha veramente tanta urgenza, può venire da me nel pomeriggio. Signora Geller, c'è un vaglia per l'indennità malattia di suo marito. Un documento, per favore. Ho solo il passaporto, va bene? D'accordo. Prego. Sa per caso che ore sono? Le 10 passate. Buongiorno. 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 Senta, per favore, in che stanza è Geller? Ah, Geller, quello operato, vero? Uh-huh. Alla 12. Alla 12. La prego, mi vada a prendere la sua cartella clinica. Va bene. Lo lasci, signora. Magari dopo lo mangia.
mangiato oggi? Poco. Arrivederci. Lei chi deve vedere? Ho un appuntamento col primario. Oggi non riceviamo i familiari. Ma io ho un appuntamento. Mi chiamo Geller. C'è una signora che chiede di lei. Si chiama Geller. È già pomeriggio? Mezzogiorno e 10. Prego, signora. Si accomodi, prego. Disturbo se fumo? Io non fumo, ma se non può farne a meno. La diagnosi, il trattamento, l'operazione, tutto un po' tardi. Che significa? Che va male. Pensa che vivrà? Non lo so. Io devo saperlo. E lei, dottore, mi... L'unica cosa che devo fare è curare suo marito come meglio posso. So solo che non lo so. Nel dispensario, prego. Il dispensario. Posso dargli un passaggio? No, grazie, preferisco camminare.
minestra è nel frigorifero. Ho travasato il cactus. Non lo tocchi, dottore. Ho telefonato per l'inserzione e mercoledì le racconto Bascia. Arrivo. Vengo, vengo. Sono passato dall'altra scala. Può fumare se vuole. Lei come fa a lavarsi? Faccio bollire l'acqua. Senta, signora, io davvero non lo so. Vede, io... Il nostro è un buon matrimonio. Amo mio marito. Sì, vi ho visti insieme qualche volta. Così sembrava. Signora Geller, lei deve capire, cerchi di capirmi. Noi non conosciamo le cause, sappiamo poco degli effetti e della prognosi ancora meno. Gli americani lo dicono ai loro pazienti. Sì, lo dicono. Di solito sono molto precisi sulla morte, sulla vita un po' meno. Devo sapere la verità. Per quanto dura possa essere, devo conoscere esattamente la verità. Voglio fare per lui tutto il possibile. Lei non può far niente. Può soltanto aspettare. Se non temessi di rubarle ancora del tempo, le spiegherei il mio problema. Prego. Sembrava che non potessi avere figli. Finalmente sono incinta da 3 mesi. Non di mio marito. Se abortisco, so per certo che non avrò mai più un'altra possibilità. Se mio marito dovesse salvarsi, non potrò far nascere questo figlio. Il padre del bambino è mio vicino, molto vicino. Non so se lei crede che si possano amare 2 persone allo stesso tempo. È possibile. Riesce a capirmi. Per quanto riguarda la guarigione, non ha molte chance. Ha forse un 15% di probabilità di sopravvivenza vegetativa, così dice la medicina. Ma in vita mia ne ho visti tanti di quei malati destinati a morire che invece sono sopravvissuti. Tanti altri morti senza motivo. Non posso emettere un verdetto. Vede, dottore, uno dei due
Mio marito mi dava pace, sicurezza. L'altro... mi dava... Non è lecito desiderare di avere tutto. È superbia. Lei crede in Dio? Ho un Dio che forse basta solo a me. Un Dio privato? Sì. E allora oggi chieda al suo Dio che conceda la soluzione. Yannick. Ti ho chiamato. Non hai sentito il messaggio in segreteria? Sì, sì. Che è successo? Partiamo. Quando? Tra una settimana, per Delhi. E dopo con i portatori fino al campo base. Entra. Cos'è che hai portato? Lo zaino di Anjay. Perché rischiare che lo rubino? Non è un po' presto per il suo funerale. Sarà difficile in montagna senza di lui. Prendilo. Prendilo! Dorota. Non è ancora forse membro del suo club? Sì. Ha diritto a tenere il suo zaino nel magazzino? Sì. E allora che ci resti per la miseria? Che ci resti perlomeno fino a che non muore. Scusami tanto. Non volevo. Sì, lo so. Sei disperata? No. No, adesso non più. Torno ora dalle prove, era pieno di gente, di amici, ma non mi sento bene. Ti aspetto. Telefonerò domani sera, da te sarà notte. Voglio dirti che anche se il nastro ora finisce... Thank you.
Tutto a posto. È perfetto. Vada pure a rivestirsi. Il bambino non posso tenerlo, dottore. Con una così bella gravidanza? Sì. E va bene. Siamo appena in tempo. È stata da me altre volte? No, è la prima volta. Dunque facciamo dopodomani alle 13. Come si chiama, signora? Dorota Geller. Dorota. Bel nome. Lei aspetta me? Sì. Buongiorno. Buongiorno, signora. Quando è arrivato? Ieri? Sì, ieri notte. Mi ha chiesto di raccontarle di lui. E allora racconti. Ha molte prove, ha già dato un concerto. Pensava che lei per il concerto sarebbe venuta. Non riesce a trovarla al telefono. Mi ha pregato di dirle che chiamerà stanotte. Lo so. È tutto. Lei ha le chiavi di casa sua? Sì. Vorrebbe che gli portasse gli spartiti quando lo raggiungerà. Sono sul pianoforte, dei fogli dentro una cartellina verde. Va bene. Il caffè era per lei. È diventato freddo. Sì, è freddo. Il prelievo precedente. Mi dia a quello prima. Venga a vedere lei stesso. Quello lì è di un mese fa. E questo di 2 settimane. Adesso l'ultimo, tenga. Lei ci ha sempre insegnato, dottore. Va bene, lasci stare. Mi dica che ne pensa. Progressione. Dorota, rispondi al telefono. Sei libero? Ci sei? Mi senti? Dorota. Sì, eccomi. Ah, finalmente. Buongiorno. Direi buongiorno. Allora, buongiorno.
sto chiamando da una settimana. Lo so, scusami, sono stata via. Hai avuto il passaporto? Sì, ma ora non ha più importanza. Perché? Come sta Angeli? Male. Come non ha importanza? Perché dici così del passaporto? Ho deciso di abortire. È tutto. Io ho deciso di abortire. È chiaro adesso? Sì, ho capito. Dorota, se lo fai, Angie muore. Non vorrai più restare con me. Lo so. Questa telefonata ti costerà un patrimonio. Sì, lo so. Io voglio stare con te, ricordalo. Temo che dovrei chiedere a qualcun altro di portarti gli spartiti. Oggi non mi dilungherò, signora Bascia. Andavo al lavoro, all'ospedale, e un uomo chiede di vedermi e mi dice: bisogna fare un trasporto in Inghilterra, quella notte. Telefono a casa, risponde mio padre e mi dice: parlo piano perché lei dorme. Gli chiedo: come stanno i bambini? Mi dice: bene. La piccola se l'è fatta addosso dal ridere e l'ho dovuta cambiare. Lui si è svegliato affamato e l'ho fatto mangiare. E gli chiedo: cosa dice? Deve avergli avvicinato la cornetta perché sento gu, gu, gu. Erano appena le 11. A mezzogiorno avevo finito e sono tornato a casa. Ma la casa non c'era più. È stato allora che... È così, signora Bascia. Al posto della casa c'era una buca. È stato quel giorno, poco dopo le 12. Il primario ha detto che si tratta di un'eccezione. Grazie.
Angie. Angie, mi senti? Io ti amo molto. Angie. Scusatemi un momento. Potrebbe lasciarci soli, per favore? No, no, resti. Due parole soltanto. Si è rifiutato di pronunciarsi sul destino di mio marito. Ma io non voglio lasciarla con la coscienza tranquilla. Tra un'ora abortirò. Vuole uscire, per favore, se non le dispiace? Le sconsiglio di farlo. Non la seguo. Le sconsiglio di farlo. Perché no? Perché muore. Come lo sa? Perché le metastasi sono sempre più diffuse e più gravi. Non c'è speranza. Deve giurarmelo, dottore. Glielo giuro. Mi scusi. Lei suona la filarmonica? Sì. Un giorno mi piacerebbe ascoltarla.
Prego, entri pure. Mi chiedo scusa, lei dormiva? No, mi ero appisolato un attimo. Perché non si siede? Volevo solo ringraziarla. Nel suo caso non deve ringraziare me. Vede, ancora una volta abbiamo capito che noi non siamo qui per curare delle radiografie. Dottore, è come tornare dall'aldilà. Già. Sentivo il mondo sgretolarsi intorno a me. Tutto imbruttiva, era sgradevole. Come se mi si volesse aiutare a non avere rimpianti. E ora? Esatto. Posso toccare il tavolo. E oltre a tutto questo, lo sa, avremo presto un bambino. Auguri. Ma lei lo sa che cosa vuol dire avere un bambino?